Buonasera a tutti, la stanza dello spirito e del tempo, eccola qua, la stanza c'è come al solito, c'è Phoenix, c'è addirittura Andromeda, Sirio il Dragone, Crisaure, la stanza c'è, eccola qui. Lo spirito ce l'abbiamo noi dentro, quello nerd ma anche non nerd, semplicemente dei curiosi, vogliamo nutrire di queste cose, no? Film, fumetti, cinema, chi più ne ha, più ne metta. Il tempo lo decidiamo noi. Insieme questa sera, allora, a Madronerd. Attenzione. Lo Attenzione. spirito nerd, sto chiamando lo spirito nerd dentro di me. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. Come L'hai state? chiamato Tutto lo bene? spirito? Sì, sta venendo. Ecco, sta aprendo proprio la porta in questo momento, si sta avvicinando E e. verrai posseduto anche fisicamente da questo spirito? Fisicamente in tutte le posizioni, ovunque, ovunque. Fantastico. Bene, Ciao Mandro. bene, Allora, guarda, bene. insieme a Ciao, ciao. te c'è anche un altro grandissimo componente di questa famiglia, di questa stanza. Lui è il nostro Ben Affleck, che però Dei quando interpreta poveri. Batman, Begins. Eccolo, grande, Buonasera a grande. tutti, Grande un Biggins. bacio ai nostri ascoltatori, alle nostre E ascoltatrici, soprattutto ascoltatrici, vabbè. Soprattutto ai belli e ai ragazzi, brutti. ai belli e ragazzi, buonasera, bentrovati, Allora, siamo pronti, siamo pronti. questa sera è una serata speciale, particolare, abbiamo un sacco di cose da dire, ma specialmente poi a un certo punto della nostra chiacchierata avremo un collegamento direttamente da 100 celle, con un personaggio misterioso che si presenterà questa sera a tutti voi, farà il suo esordio nella grande famiglia della stanza dello spirito e del tempo. Oh, attenzione! Benissimo, Fra bene, l'altro, come vedete, in questo momento non è presente Gabriel Wolfe e anche Engiel. Allora, perché loro interverranno nel momento déjà vu che avverrà verso la fine della puntata, perché non hanno visto Squid Game e hanno avuto questo coraggio di non vedere Squid Game. Beh, forse da un certo punto hanno fatto bene, da un certo punto male, non lo so, adesso lo andremo a capire insieme, va bene? Volevo ricordare a tutti chi segue le nostre live di seguirci su Twitch, di seguirci su Facebook, canale Facebook, mettere mi piace su tutte le nostre piattaforme. Francesco, ricordati il banner sotto, naturalmente. E niente, cominciamo questa grandissima live. Io invece volevo Grazie. ricordare della neonata pagina. Anzi, o meglio, Bravissimo. gruppo di Facebook, i sondaggioni, Allora, ragazzi, i guardate ragazzi, io sondaggioni. ormai voi potete andare da solo, io mi metto qui sdraiato, oh, nella Oh, stanza ecco. dello spirito e del tempo, insieme ai Oh, cavalieri, rimango qui nel passaci molto sarcofago. tempo. Vedo che sei comodissimo, sei Madonna, comodissimo. cioè, Carco è presa uno stiramento immediato alla colonna vertebrale. Ragazzi, Allora, partecipate ai cominciamo. Sondaggioni. Basta, Sì, sì, partecipate ai sondaggioni di partecipate. Sandro che si sta scatenando. L'altro giorno ha detto: ragazzi, ma oggi siete andati bene di corpo o non siete andati bene di corpo? Rispondete per favore con un commento. Insomma, si sta scatenando. Anche il nostro Vai, Gabriel vai, vai, vai. oggi ha fatto due o tre sondaggioni importanti. Allora, ragazzi, partiamo. Allora, intanto attenzione perché arriva subito un messaggio per il grande Ale, che non si sa se è Alessio o Alessandro. No, sicuramente è Va lui, il grande Ale. Lui. bene, Attenzione, grande, grande Anto. Anto, lo conosco molto bene. Grande, perché mando un arriva grande abbraccio. un altro indizio: il Il bianco. bianco. Esatto, sì. Uno dei miei tanti soprannomi. Ah, Ale il bianco. Siamo contenti che Anto, che starà per Antonio, Antonello, Antonio. Antonio ci sta seguendo, spero che Antonio abbia visto Antananarivo, magari anche. Antananarivo. Molto giovane, tra l'altro, molto giovane, 95, attenzione. Accidenti, Ci grande. Allora piace, ci piace. ci può Ci piace. condividere con tutti i suoi ragazzi, con tutti i suoi amici.
Esatto. La platea si fa più ampia. Ragazzi, andiamo al sodo, così facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Spero che Antonio abbia visto Squid Game perché faremo spoiler su tutta la storia dall'inizio alla fine, non ci fermeremo davanti a niente e a nessuno, ok? Allora, Andiamo. parto io così vi do il mio feedback e poi vi lascio la parola. Allora, come mi sono approcciato a questo Squid Game? Non avevo sentito parlare per niente, non sapevo neanche che cosa fossero forse i coreani, non sapevo neanche dove fosse la Corea, non sapevo neanche che la Corea si dividesse in Corea del Nord e in Corea del Sud. Adesso, a parte le esagerazioni, a un certo punto si fa un grande vociferare di questo Squid Game sui social. Una serie pazzesca, una serie atroce, sangue, blood, ma che cos'è? Questi ragazzini che non possono vedere, alcuni ragazzini, notizie, alcuni ragazzini s'ammazzano de botte a scuola perché hanno visto Squid Game. Mi incuriosisco e dico no, assolutamente, qui devo andare a capire di che cacchio si sta parlando. Dopo diverse settimane, sono arrivato veramente in ritardo, decido di vedere la prima puntata. Vedo la prima puntata e rimango allibito. Ragazzi, rimango completamente allibito. Allora, recitazione dei coreani atroce. Mi sembrava di stare dentro un cartone animato giapponese. Cioè, esagerati alla follia. Il personaggio principale, poi, di un'esagerazione atroce. Il fatto che dovevo seguire assolutamente i sottotitoli, perché comunque è sottotitolato in italiano, ma è in lingua originale coreana. La storia, cioè, ho detto alla fine della puntata, ho detto, ma questa che cazzata è? Cioè, un cazzatone di quelli enormi, cioè, violenza allo stato puro senza nessun contenuto. Ma che cos'è questa? Fra l'altro, questo per dare un cenno storico, così è una serie non originale, perché non sono contenuti che non si sono mai visti. Questo, anzi, è anche un po' una scopiazzata di Battle Royale che nasce come un fumetto e anche di un altro film coreano che parla proprio di persone, ma anche un po' molto vicina ad Hunger Games con il torneo, eccetera, molto vicino alla Anche un lontana. giapponese, anche un giapponese è Ha un film stato giapponese? Sì. sì, è una serie di giapponese e Ok. Quindi, in borderline. Saga del Sogod, esatto, bravissimo, sì, Kissing esatto. Bastard. Non c'è Kissing Quello lo riprenderemo al momento déjà vu, quello finale, dove faremo delle domande su Spider-Man insieme a Gabriel Wolf ed Anguille, che ci si aggiungeranno dopo, e insieme anche a Kissed Kissing Stars. Sì, Bastard, che purtroppo non ok. c'era in questa serie, mi Ma lei ci segue sempre, però, eh? ahimè. Sì, Allora, Kissed esatto, certo. Stars ci segue ogni Un puntata, mi ha saluto. mandato anche dei messaggi in privato. Allora, per congratularsi. Quindi, non essendo una serie originale, finisco la prima puntata, ho detto, Calli, la solita pappardella per attirare le persone, mettere sangue, blood, a più non posso, l'ho ritenuta veramente una cavolata. Sono passati qualche giorno, ho detto, vabbè, adesso mi vedo la seconda, perché non è possibile che ne parla tutto il mondo, su tutti i social, tutti incentrati su questa serie di Squid Game, e non ci sia nient'altro che questo. Non lo ritenevo possibile. Mi accingo a vedere la seconda puntata e a me il concetto mi cambia da così a così. L'ago della bilancia che ha fatto cambiare completamente e che ha colto la mia attenzione in maniera totale è stata la scelta di tornare nel gioco da parte loro, perché loro a un certo punto, all'inizio della seconda puntata, adesso alla fine della seconda puntata, decidono di abbandonare il gioco e questi aguzzini, tra virgolette, non sono contro, dicono solo semplicemente voi avete la possibilità di decidere se andarvene o no.
basta che il 50% sia d'accordo. Loro se ne vanno, vengono ributtati tutti, chi da una parte e chi dall'altra, e nella seconda puntata loro, visto che comunque erano stati presi con un giochetto, poi magari lo ricordate pure voi, con quella storia della carta blu e della carta rossa, scelti perché non a caso avevano tutti delle vite molto difficili, stavano sotto al treno, avevano dei problemi finanziari, chi si era giocato il mondo, avevano dei debiti. Quindi quello che mi ha sorpreso è che loro decidono di ritornare spontaneamente. E allora lì il cervello mi ha fatto stack e ho detto: beh, allora a questo punto, da questo momento in poi, la situazione è molto più interessante perché devo capire adesso loro ci stanno con tutti i piedi e ci sono voluti tornare loro. È una loro scelta e quindi combatteranno fino alla fine, perché ovviamente il premio è un premio a soldi. Adesso queste sono state le mie impressioni, io faccio una carrellata per sentire anche un po' le vostre. Partiamo da Beakins. Allora, ragazzi, che dire? È stata una sorpresa, effettivamente. A parte ecco, questo gran parlare che si è fatto in questi giorni, tutte le polemiche, come hai detto te, Lim. E io invece volevo sottolineare, la cosa più triste, tra l'altro, che si vede nel film, che il film ci fa vedere, e come purtroppo quando si ha un'ossessione, l'ossessione del gioco, si può finire in qualsiasi situazione. E tutte le persone che sono in quel momento dentro quella stanza che si ritrovano a giocare questo gioco sono tutte persone che hanno problemi, qualcuna ludopatica, qualcuna invece ha problemi di soldi, di denaro, e vede nel gioco la soluzione, la via più breve per riacquistare denaro o per cambiare vita. E effettivamente la scelta, ecco, questa stiamo vedendo l'ultima scena, quindi non tutti quanti l'abbiamo visto, non spoilerò niente. Abbiamo visto tutta l'ultima scena che lui decide di tornare a giocare. Ed è veramente stata una cosa. Non so, sì, una sorpresa, ma anche è una scena molto triste, nel senso che non capisco dove, cosa spinga questa persona a tornare di nuovo dopo tutto quello che ha passato come si chiama, come lo possiamo chiamare, nella stanza del calamaro, la chiamiamo così, la stanza del calamaro. Credo solo e esclusivamente la disperazione, no? Erano tutti Sì, personaggi disperati. c'è tanta disperazione. A me fa molto tenerezza l'unico indiano del gruppo, e diciamo che tra virgolette è lo straniero, no? Non so se era indiano oppure di un altro, che cos'era? Credo del Pakistan, Del credo. Pakistano, Comunque sì, pakistano, stiamo lì. Sì. esatto, e del Pakistan, che però cioè, sono rimasto molto male quando sto personaggio è uscito, diciamo, dal gioco, per non usare forme verbali particolari. E quindi ci sarebbe tanto da discutere. E quindi non so, volete sentire anche il Mandro che cosa dice? Perché ogni scena potrebbe portare ad una discussione Sì. Sentiamo su una particolarità, insomma, su delle. C'è le molta carne al impressioni di fuoco. Mandro. Allora, Squid Game, gioco del calamaro. A me l'inizio della serie ci ho avuto lo stesso problema di Lim, cioè la prima puntata è stata veramente atroce. E sia per come si è sviluppata,
Sia soprattutto perché, ecco, io purtroppo ho dei seri problemi con le serie da vedere in lingua originale con i sottotitoli. E purtroppo il mio piccolo neurone dopo un po' non ce la fa. Però, chiaramente spronato anche da Lim, da Beakins, di continuare a vederla, insomma, effettivamente è uscita fuori una serie, ragazzi, che non me l'aspettavo. Perché comunque è una serie che va a toccare delle problematiche reali, perché allora, sicuramente è una serie molto violenta, come ci aspettavamo tutti, perché come ha detto Lim, con questa serie sono uscite tante problematiche a livello di ragazzini, di scuola, addirittura hanno fatto, stanno facendo una sorta di petizione contro Netflix per toglierla. Sì, Cioè, vabbè, comunque è ridicolo, eh. siamo arrivati a questo punto addirittura, che vabbè, è dell'assurdo. Però ecco, è una serie che oltre a toccare la violenza, purtroppo va a toccare un problema a livello psicologico. Perché lì si va a prendere persone che anche nella vita reale hanno problemi economici. Quindi con questa serie si capisce che queste persone sono anche disposte a fare di tutto pur di avere dei soldi, anche ad uccidere il miglior amico, perché si scopre nella serie che il protagonista principale incontra il suo amico d'infanzia, ok? Che alla fine, come ben chi ha visto la serie, è costretto a combattere per aggiudicarsi la vittoria del gioco. Poi la cosa veramente che mi ha colpito è che sono stati utilizzati, cioè queste persone sono state invitate in questo Squid Game partecipando a questi 6 o 7 giochi famosi in Corea per giochi da bambini. Ok, quindi anche l'utilizzo di giochi per bambini, però trasformandoli in giochi crudeli. Questa è stata, a livello psicologico, è stata una cosa che mi ha colpito molto. Infatti, scusa se ti intervengo, no? Vai, 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 Che assolutamente, vai. ci fa capire una cosa molto, molto importante, che anche un semplice gioco, se fatto da persone che hanno degli interessi dietro, potrebbe essere una cosa pericolosa, potrebbe diventare una cosa più pericolosa. Ecco, questo è il primo Sì. gioco. Sì, anche, Sì, soprattutto questo è. quello del tiro alla fune, quello dello Quello specchio, è. degli specchi, del ponte di specchi di vetri all'ultimo, diciamo, verso la fine della serie. Guarda, secondo me quello del tiro alla fune, a mio parere, è stato quello più macabro, perché comunque vedere il gruppo di persone che in quel momento sta per cadere di sotto, cioè vedere la loro faccia che stanno veramente per morire, per me è stato qualcosa di assolutamente orribile, orribile. E poi un appunto, no? Scusate se, perché poi me ne vengono tante, tante così. Sì. Ma scusate, ma come fai a far vedere a tuo figlio una cosa del genere? Allora, infatti affrontiamo questo discorso, così ce lo Scusate, leviamo dalle scatole e poi no, entriamo un po' nei dettagli. non voglio fare il buonista, quello che oddio, mamma mia, censuriamo tutto. No, Ma ma come fai a spiegare a un bambino una cosa del genere? io faccio un semplice discorso, ragazzi. Ci sono, ma è proprio semplice, semplice, basilare. Ci sono dei contenuti in televisione che possono e contenuti che non possono vedere i bambini e che non sono adatti ai bambini. È molto semplice, cioè, ce l'abbiamo avuto anche noi. Cioè, noi vedevamo Robocop, il film che dava su Italia 1, quello famoso negli anni 90, che era violentissimo, era di una violenza fatale, schioppavano le mani. Sì, Cioè, sì, 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 sì. la morte di Robocop, del personaggio prima che lo trasforma, è
di una violenza che io, quando ero piccolo, mi rifiutavo di vedere quella scena, cambiavo e poi rimettevo quando era finita. Sì. Però non sono uno che va in giro con le pistole e adesso ammazza la gente. Però ci sono dei contenuti forti che, se vogliamo togliere dalla visione dei nostri figli, possiamo alzarci e dire: questo tesoro non lo puoi vedere. E non c'è neanche la scusa del fatto che, vabbè, ma su Netflix puoi vedere tutto, su Prime lo puoi vedere anche la mattina se vuoi. No, perché ci sono dei parental control che hanno creato queste piattaforme. Quindi, prima di prendersela con i contenuti di un prodotto, perché io posso, cioè, Squid Game è un prodotto violento. Esattamente come Nightmare è un prodotto horror. Tu faresti vedere a tuo figlio Nightmare? No, perché Squid Game sì. Quindi Ma ci vuole ragazzi, pure un po' di coscienza. basta pensare che adesso un bambino, un ragazzo di 12, 13, 14 anni, adesso io non lo so, basta che ha un telefonino in mano, ha la possibilità di vedere dei contenuti anche pornografici, perché adesso basta Bravo. entrare su Google, scrivere YouPorn o cose similari, eccolo lì che un ragazzo di 12, 13 anni Sì. può benissimo vederlo. Quindi effettivamente Assolutamente. è una polemica che insomma non sta né in cielo né in terra. Come hai detto tu, c'è la possibilità su Netflix, su Prime, loro chiaramente ti avvisano del programma se è vietata a minori di 12, 14 anni, 15 anni, quello che è. Poi tu, genitore, sai in tua coscienza quello che tuo figlio può vedere o non vedere. Tu puoi anche decidere di vederlo magari insieme a tuo figlio, che durante quelle scene gli puoi dare anche una sorta di spiegazione, Sì, ma capito? che Cioè, chiede, chi gli dici? però è chiaro che in questo caso non gli puoi dire nulla, ma Ma tutta la polemica. un concetto così delicato come la ludopatia, che poi scatena in altre In forme, altre che no, poi no, quello potrebbe è essere anche forme violente, comunque, assolutamente. ragazzi, c'è una dipendenza, cioè, non c'è da scherzare. Comunque, a un bambino, come fai a spiegarglielo? No, 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 ma in quel caso assolutamente sono d'accordo con te. È che E ormai quindi c'è la possibilità con qualsiasi strumento di poter vedere tutto. Quindi magari il genitore mette il parental control sul Netflix di casa, ma è quello lì che se va a casa dell'amichetto ha la sì, è possibilità di vero. vederlo, Ma capito? poi, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, poi è tutto dipende da generazione in generazione. E io, Certo. quando avevo 12-13 anni, non avevo a portare in mano la pornografia come ce l'hanno loro, ma avevo a portare in mano i giornaletti pornografici che giravano di nazione in nazione, di mano in mano, e ti arrivavano pure a te, e poi dovevi sbrigarti a nascondere. Sì. Oddio, aiuto, dove lo metto? E Che te ti lo dovevi vergognavi, liberare, lo no? nascondevi, mettevi sotto al giacchetto Sì, e poi senti, tua ma il madre bollino faceva, che ne rosso non so, lo metti? Il bollino rosso. tua madre faceva il ciambellone, apriva il Già cassetto e bene. c'era il giornaletto. Perché tu l'avevi appizzato. Allora, Sì, per sì, sì, sì. tornare in tema, questo era ovviamente uno dei temi principali esterni alla storia. Io volevo parlare di quello che è un po' il contenuto dell'opera stessa. Secondo me, e poi ditemi, adesso andiamo un po' a ruota libera. Secondo me, quindi interrompiamoci tranquillamente. Secondo me, uno dei temi principali di questa serie televisiva è proprio la sottolineatura delle classi sociali. Nel senso che tutti i personaggi appartengono a diverse categorie. C'è la ragazza che è scappata dalla Corea del Nord, quindi è una fuggitiva, che Fuggitiva. quindi si ritrova in una situazione drastica perché gli sono, penso, non mi ricordo bene, ma il padre gli è morto, la madre non l'hanno trattenuta in Corea del Nord, lei si è ritrovata depredata dei soldi che si era portata in Corea del Sud. Ecco perché poi c'è la scena in cui lei punta il coltello al suo aguzzino.
E poi c'è l'amico del protagonista che è un superintelligente, considerato da quando era piccolo un superintelligente, però era della classe della borghesia inferiore della Corea del Sud, quindi non è riuscito mai ad arrivare ad apici. Infatti, aveva fatto un casino con le banche, adesso non ricordo, con le assicurazioni, ha perso un sacco di soldi. Lui, che lavorava in una fabbrica, se non mi ricordo male, gli succede un incidente, gli danno tutta la colpa a lui, quindi lo licenziano. Come la vedete voi questa ondata di classi sociali? Sì, c'è un netto, beh, forse è rimarcata, è molto rimarcata. C'è anche il bullo, Sì. più che il Sì, bullo, che quello non vedi, manca mai in tutti quelli queste. che hanno, tutti quelli che hanno le problematiche, cioè la problematica viene rimarcata sempre sulla persona che ha una classe sociale più bassa rispetto ad altri. Perché se tu ci fai caso, malati erano anche quelli della classe sociale più alta, i famosi VIP. Quelli erano i più malati, per una mente Bravo, aperta. hai ragione. Per Anche... altri, Bravo. chi è? È la classe sociale meno abbietta che purtroppo viene vista sempre come quella inferiore, sporca. Chi più ne ha più ne metta. Ma se uno va a far caso, i veri malati, anzi, cioè non se ne salva uno, erano tutti malati, dal primo all'ultimo. Forse gli unici che avevano, diciamo, chiamiamolo così, un po' di sale in zucca, erano quelli che facevano, volevano fare questo gioco, volevano, hanno voluto creare questo gioco, perché dietro, cioè, in ballo ci sono tanti soldi. Sì, poi è chiaro E che a dietro c'è seconda. un... Esatto, cioè, sono criminali, sono come se fossero dei criminali che giocavano con le vite della classe sociale più bassa e con i soldi della classe sociale più alta. Questo Sì, perché sostanzialmente è quello che mi è venuto per in esempio mente, insomma. i protagonisti del gioco allora hanno comunque. Per esempio, il protagonista, lui perché decide di ritornare al gioco? Perché comunque, viste le condizioni anche della madre, lui a questo punto è costretto a partecipare al gioco per i soldi, per utilizzarli poi per salvare la vita alla madre, ok? Nel caso dei VIP, come dici tu, io li ho visti anche come persone che con il fatto che hanno talmente tanti soldi, che hanno ormai la possibilità di avere tutto, gli rimane solo vedere altre persone che si ammazzano tra di loro e questi VIP lo vedono come un gioco da parte loro, mentre le persone che partecipano lo fanno. Per uno scopo, sì, dei soldi, ma la maggior parte di essi anche per soldi che verranno utilizzati per migliorare qualcosa o qualcuno. Invece questi VIP veramente, cioè, stanno lì a vedere che ormai hanno la possibilità di avere tutto quanto e gli rimane solo che quello. C'è anche la classe media, se la vogliamo chiamare così, che è rappresentata dal poliziotto. Sì. È l'unico, però. A me è piaciuta molto l'interpretazione del poliziotto perché utilizzando lui, diciamo, si è scoperto un pochino più a fondo quello che succedeva dietro a questo gioco. Ok? Perché Certo, cioè, ma infatti, bravissimo. anche il fatto che venivano utilizzati gli organi. Dalle persone morte, cioè quello è un altro tema che credo in Corea sicuramente è molto più sviluppato, che comunque c'è realmente. Sì, fra l'altro lì il tramite è il poliziotto, nel senso il Sì. poliziotto ci fa vedere tutto il dietro le quinte di quella Bravissimo, situazione, è no? E fra bravissimo. l'altro ci fa vedere che
le persone mascherate che ovviamente lavoravano per quella situazione, cercavano di vendere gli organi dei morti di nascosto per fare più soldi, quindi credo Traffico degli organi, non sì. siano neanche state pagate tanto bene quei personaggi. Allora, Mamma ragazzi, mia. io Già. volevo fare il collegamento direttamente a Centocelle con una persona, con un ragazzo che ci vuole dare le sue opinioni da lontano, in collegamento, e magari nelle prossime volte sarà anche uno di noi, eh? Uno di Però noi! se dici da lontano, chiamala con il nome inglese, no? Centocelle. Lui, infatti, è il nostro, attenzione, lo presento ufficialmente, il nostro inviato da Centocelle, Simone Boccino. Sentiamo la sua. Allora, buonasera a tutti, io sono Simone e intanto volevo ringraziarvi, soprattutto Francesco, per avermi dato questa possibilità, la possibilità di, ecco, di discutere, di parlare di una cosa che mi appassiona da quando sono bambino, ovvero il cinema, e che ci accomuna anche con Francesco da decenni ormai. Allora, e l'argomento di questa sera è Squid Game, questa serie che comunque sia ha fatto parecchio parlare di sé durante questi ultimi mesi. E io personalmente ho approcciato in maniera abbastanza casuale con Squid Game, perché io inizialmente, nonostante la trama mi incuriosisse parecchio, non ero molto propenso a vederla per il fatto del doppiaggio in coreano, cioè della lingua originale, ovvero il coreano. Poiché io solitamente, diciamo che preferisco magari, ecco, la sera vedere serie, diciamo, un po' leggere o serie doppiate, appunto, poiché magari la sera preferisco vederle mentre disegno, eccetera, eccetera. Quindi inizialmente mi ha un po' destabilizzato sta cosa che fosse in coreano e quindi l'ho accantonata. Un giorno, mentre stavo per andare al lavoro, vado a salutare la ragazza mia che si stava vedendo il primo episodio. Mi sono messo un secondo lì a guardare e effettivamente mi ha un attimino acchiappato, perché a parte che comunque sia il coreano, ovvero la lingua originale dei personaggi, diciamo che contribuisce a renderli più naturali. E quindi niente, persuaso diciamo, da questa cosa, ho cominciato a vederla. Vedo un episodio, ne vedo un altro. Insomma, nel giro dei pochissimi episodi sono praticamente, non dico diventato dipendente, ma quasi. Non vedevo l'ora la sera di accendere Netflix per vedermi, insomma, la mia bella puntata. E l'idea c'è, mi piace, mi è piaciuta abbastanza. E ha un che di quasi tarantiniano, a parte la fotografia, che insomma, una fotografia abbastanza moderna. Diciamo, il concetto di questo gioco, questo contrasto tra violenza e giochi di bambini, insomma, mi è piaciuto parecchio, specialmente il tiro alla fune, e praticamente credo il penultimo gioco, mi sembra, che era quello delle biglie, che loro dovevano fare con il loro compagno che avevano scelto. Quello di cui si fidavano di più, che poi analizzando, diciamo, questa e tante altre cose, uno magari nota anche diciamo, delle morali nascoste, perché questo gioco, con questo enorme premio in denaro, che però, al quale però dove bisognava essere disposti a fare determinate cose, c'ha un che di, come posso dire, un che di metaforico. E quindi diciamo che mi è piaciuta parecchio. Il finale un po' di meno, anche perché
il finale l'ho trovato un pochino surreale, sia per i vari colpi di scena, il vecchio alla fine e il fratello del poliziotto. Mi sono sembrati un pochino surreali come, diciamo, come colpi di scena, però tutto sommato, diciamo che è una serie abbastanza ben costruita. Mi piaceva il fatto dei VIP, sto fatto di sta cosa dei VIP, molto alla Hostel. Ecco perché il, diciamo, il parallelismo col Tarantino. Ho trovato diverse cose abbastanza simili, però molto diverse. E il gioco che mi è piaciuto di più, quello più spietato secondo me è stato proprio quello del tiro a fune. Quello del tiro a fune. Il primo gioco me lo aspettavo perché l'ho visto nel trailer, quindi bene o male già me l'aspettavo, però il tiro alla fune è stato quello che mi è piaciuto di più, anche perché laddove uno pensa che possa vincere solo ed esclusivamente la forza, lì c'è stato il colpone di scena, però anche lì c'ho da ridì, perché logicamente hanno messo praticamente, diciamo, tutti i protagonisti principali dentro la squadra che poi ha vinto, e quindi me l'aspettavo poco che perdesse quella squadra. Allora, sì, Simone, il nostro, si è Un perso applauso, eh. il collegamento perché Simone Boccino purtroppo in questo momento con i nostri mezzi è partito è a Centocelle con la nostra camionetta con su scritto la stanza dello spirito, cioè, e abbiamo perso il segnale radio, ma fra poco sentiremo. Ci ricollegheremo con lui. Allora, il discorso di Simone Boccino, che salutiamo, il nostro amico, Ciao, grande il nostro Simone, amico grande. storico, apre a delle domande che vi volevo fare. Allora, qual è la vostra puntata preferita? Qual è stata la vostra, dove avete sentito più emozioni, trovato più, visto che sono tutte molto diverse? Allora, chi va? Vado? Vado? Vai. Allora, a me è piaciuta molto quella dove dovevano leccare la Al dolcetto. cialdina di Sì. zucchero. Gollino, warning. Ma come leccare? Ma santa Ma scusa, pace, no? ma tu sei la Santa Inquisizione, Ma cosa sei? in realtà leccare lo scopre lui per riuscire a vincere, non è che doveva Sì, dovevano leccare. ricavare da questo dischetto di zucchero caramellato. No, perché tu sei, diciamolo, sei uno zozzone, pensavo subito a lui che leccava il biscotto. Non so se sei zozzone per la leccata del biscotto o perché volevi il biscotto. Comunque vado a bollino rosso perché comunque. No, quel gioco mi ha fatto particolarmente, ma ha attirato la mia attenzione, non per il leccare, caro Lim, Sempre a pensare a quello. bensì per la tensione che c'era. C'era tanta tensione, perché era un gioco singolo, che diciamo, ogni giocatore doveva fare singolarmente. E lì si vede molto delle caratteristiche delle persone che nonostante tutto siano tutti sulla stessa barca, le reazioni, le caratteristiche personali, come si dice, un po' non mi viene bene l'espressione, però e usciva il carattere della persona lì. Da lì usciva molto il carattere della persona. E da lì ho cominciato a capire bene o male per quale motivo loro avessero costruito la squadra, diciamo, come la vogliamo chiamare? La squadra dell'attore principale. E possiamo dare un nome? La squadra vincitrice, come ha detto il nostro Simone. Ma ascolta Biggins, prima di dare la parola a Mandro, volevo chiedere,
La puntata preferita non comprende il gioco preferito, eh? Sono due domande diverse. Cioè, la tua puntata preferita è stata quella col gioco del biscotto, ma il tuo gioco preferito, a questo punto te lo chiedo subito, poi passo a Mandro, Guarda, è il gioco. sempre lo stesso? Allora, no, quella è stata una puntata perché comunque si riusciva già a capire bene o male ecco il carattere delle persone e tutto quanto. Il gioco preferito, in realtà, è il tiro alla fune. Beh, in realtà un po' tutti dietro hanno una morale, eh? Ogni gioco ha una morale. Certo. Il tiro alla fune è quello, diciamo, con la morale più esplicita, perché il vecchio, il numero uno, chiamiamolo numero uno, insegna agli altri, ai più giovani, dall'alto della sua calma, della sua diciamo, situazione anche, a giocare al tiro alla fune. Ed è una figata, quel gioco è una figata. Soprattutto poi come lo spiega lui, con le azioni della squadra mentre lui spiega, è una figata. È vero, è vero. Esatto, per esempio ci sarà, a un certo punto loro tireranno come dei pazzi, fanno vedere loro che tirano come pazzi gli avversari. In quel caso noi dovremmo fare quattro passi avanti, tre passi avanti per destabilizzarli. Una volta che infatti fanno vedere che loro fanno i tre passi avanti, cioè lui spiega e il video lo accompagna e la scena lo accompagna. E quindi quello è veramente un bel gioco. Quello è fatto bene, c'entra l'obiettivo, c'entra proprio secondo me. C'entra l'obiettivo e poi soprattutto avreste scommesso su di loro prima? Questo No, vi chiedo. assolutamente no. No, infatti. Esatto. Invece Mandro, vai. chiedo qualsiasi cosa. Mandro. Mandro. Allora, come ha detto Biggins, allora, per quanto riguarda la puntata dove c'è quella che mi ha messo più ansia, dove c'è il gioco delle biglie invece. Perché? Perché lì ho visto il rapporto che si era creato tra il protagonista, ora perdonatemi i nomi proprio zero, tra il Ma i nomi protagonista forse e l'anziano, Ngong. che alla fine insomma è quello che diciamo tutti quanti un pochino cercano di metterlo da parte perché comunque per i tipi di giochi così hanno tutti paura che stare in coppia con un anziano può essere deleterio. E la partita che fanno loro delle biglie è stata per me straziante perché comunque sia il protagonista che cosa fa? Gioca sul fatto che lui, che poi si scopre non è poi accaduto realmente, che lui c'ha la perdita di memoria. Ok, soffre di demenza senile. Quindi lì con le lacrime agli occhi, sempre da parte del protagonista, si vede che lui va a vincere questa partita, ma barando. E per me quella è stata una puntata che è durata veramente troppo, perché poi è l'unica, effettivamente è l'unica. L'unica partita dove non si vede che uno dei due viene ucciso, perché se vi ricordate, e poi dopo alla fine si capisce il perché. Dopo alla fine si capisce il perché. E lì io, cioè, non ce l'ho fatta a trattenermi, insomma, i brividi sulle braccia, insomma. E il gioco invece che mi è piaciuto di più, come ha detto Biggins, è quello del tiro alla fune, perché comunque è stato molto, molto crudele, secondo me, più del gioco quello
del ponte di vetro. Perché comunque sia lì, ripeto, non avevi proprio la visione delle persone che andavano a morire, cosa che invece sul gioco del tiro alla fune, ce l'avevi subito davanti. Allora, io la mia puntata preferita è quella, sono d'accordo con Mandro, è la numero 6. È La quella 6, o la 6. 7? No. No, 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 se è la 6, non mi ricordo di preciso il numero delle puntate, nel senso in Se quale sono puntata. 9? No, 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 è la Sì? 6, che si Alla 6, intitola perfetto. Gnambu, Gnabu. Ah, Perché sì, è fanno la vero. era il nome con cui due persone si sentono molto amiche in Corea, sono È molto vero. affini. Infatti è proprio lì che gli volta le spalle. Quella è stata una puntata struggente per me. Sono d'accordo con te. Innanzitutto parte con fate le coppie e quindi tu ti metti vicino la persona con cui pensi che riuscirai a vincere oppure la persona a te cara. Inizia il gioco e ti dicono che è proprio contro quella persona che dovrai giocare E e uno dei lì. e il perdente morirà. Quindi è veramente straziante. A parte lì proprio ho detto: Dio santo, penso che mi è capitata a me una cosa del genere, mi sentivo male. Infatti, c'è la coppia dei coniugi dove che lui sconfigge la moglie per forza di cose. In quella puntata, però, non soltanto c'è la dimostrazione che quando è in gioco la tua vita puoi diventare il carnefice, perché c'è una cosa sottilissima lì a livello psicologico. Il protagonista all'inizio del gioco non riesce a scegliere con chi stare in coppia, addirittura non accetta la coppia di quel ragazzo coreano intelligentissimo che gli dice: Io sono molto intelligente, potremmo fare coppia. Lui non accetta e sceglie il vecchio perché il vecchio era rimasto da solo. Quindi lì ti fa capire che lui sarebbe stato pronto anche a morire perché comunque si era scelto una parte debole e non sapevano che gioco ci sarebbe stato. Dal momento però in cui lui capisce che sta per morire perché sta per perdere e il vecchio ha perso, è andato fuori di senno, lui per salvarsi la vita, quello penso sia una cosa istintiva, lo gabba, cioè istintivamente lo frega. Ma non solo, non c'è solo quello, in quella puntata si racchiudono una marea di sensazioni. C'è anche il super intelligente che aveva fatto la coppia eccezionale, già aveva inculcato il protagonista nel gioco dei biscotti dicendogli aveva capito che gioco era, gli ha detto e lui si era scelto la formina più facile e non aveva detto niente al protagonista che si era scelto l'ombrello, quindi già lì ha dimostrato di essere infame, anche se poi il suo finale non è da infami, secondo me. Lì il super intelligente fa una finaccia perché pensava di prendere con sé una persona forte, di stazza forte, ma anche se poco intelligente, per E compensare. compensare Dal momento in questo. cui la sorte che decide la vita e la morte, lui si prostra in ginocchio piangendo, facendo una figura barbina, e con la sua intelligenza lo inculca. Poverino, il povero lì fa una finaccia atroce. Perché era un povero ingenuo. Sì. Non solo c'è quella sensazione, ma anche le due ragazze che Anche sono messe quella. insieme, è una scena poeticissima di una filosofia incredibile. Se ci fosse stato Gabriel adesso l'avrebbe detto anche lui. La ragazza, quella non protagonista, Angun Gang, Gung Gang, non si riesce a capire. Yang Gang, Yang Gang. Lei aveva già deciso di morire da prima, Da prima. non era contenta già da prima, aveva ripartecipato al gioco probabilmente per morire e quindi filosoficamente dà la possibilità, ci parla proprio apposta, ci parla per, adesso non mi ricordo quanto tempo avevano, 30 minuti mi Per pare. fargli perdere il tempo, sì. Ci parla apposta per capire se Angun Gong, protagonista, ha
avesse delle motivazioni in più per Ok. sopravvivere di lei. Una volta scoperte, ha detto: non ti preoccupare, salva tuo fratello, vai da tuo fratello. E si fa uccidere. Cioè, quella è stata una puntata eccezionale dal punto di vista emozionale, dal punto di vista filosofico. Io sono rimasto veramente, cioè, alla fine della puntata ero distrutto, ci ho pensato tutto il giorno dopo. Bellissima. Il gioco migliore, però, per me è stato il ponte sospeso. Il ponte sospeso mi ha dato un'ansia e mi è piaciuto proprio a livello visivo. Il fatto che dovessero. Quella è pure una sottilissima forma di masochismo atroce, ragazzi, perché lì è il primo. Scegliete le casacche, il primo parte, quindi il primo muore, sicuro, ma cioè, non, Sì. 100%. Ma tutti gli altri. A scaletta cominciano ad avere paura di fare il primo passo perché possono morire, quindi si rallentano, però c'è il tempo, quindi anche l'ultimo è in pericolo di vita, non è salvo perché è ultimo. Cioè, a me è piaciuto tantissimo. Poi c'è la morte del bullo lì del mafioso Sì, con con la quel ragazza personaggio che che quel mamma mia, ragazzi. personaggio femminile che si chiama Hang Sang, che Fastidiosa, non ce la facevo veramente più, fastidiosa. però ha fatto la morte, una morte spettacolare. Mi è piaciuta che lei si è vendicata a livello proprio etico, morale, sociopatico. Si è vendicata ammazzando il suo aguzzino che se l'era trombata per fini Sì. puramente. Adesso invece vi faccio un'altra domanda: qual è stato il vostro personaggio preferito? Bella storia. Allora, sarebbe troppo banale dire il Il protagonista, no? protagonista, Qua, il infatti. 456, com'era? Come si chiama? Com'era il numero? 4-5-6, sì. 456. E sarebbe troppo banale, però ti dico, anche gli altri comunque non sono personaggi che hanno caratteristiche differenti l'uno con l'altro. Perché tutti hanno un guaio. Quindi, che ti dico? Forse il personaggio Vai. mio preferito è il maiale pieno di soldi. Non è vero. Bene. Ah, era un maiale. Oddio, non ci ho fatto caso che era un Sì, un maiale. maialino, un maialone. Mandro, tu ce l'hai il personaggio preferito? Allora, diciamo che non si. Guarda, te Allora. la butto lì perché mi è venuto facendo dei Oh. pip. Allora, il pakistano. Ali. L'unico che Ali. Di sappiamo il nome. cui sappiamo il nome, è Ali. Ali è veramente un personaggio e mi è dispiaciuto molto della sua dipartita, insomma. Ecco qui. Ve l'ho detto. Eccolo Mandro? qui, Ali. No, io in realtà non c'ho forse un qualcuno. Allora, diciamo che mi ha stupito quello sì, lo 001, l'anziano. Perché? Perché comunque, visto il finale, chiaramente mi sono saltate in mente tante domande, nel senso, allora, abbiamo visto, spoileriamo naturalmente, che alla fine l'anziano faceva parte della combriccola dei VIP dell'organizzazione di quel gioco. Era proprio, no, era proprio Era l'organizzatore. proprio l'organizzatore, ecco. Quindi appena io ho scoperto quella cosa, chiaramente lì mi sono cominciate a venire in mente un sacco di domande del tipo, ma partecipando al gioco, cioè lui ha rischiato tantissimo, per esempio nel gioco del tiro alla fune, lui poteva benissimo morire, cioè Eh sì, non è vero. c'era modo di fermare la partita. Ok. No, però attenzione, Mandro. Invece, andando a ritroso a rivedere tutti i giochi, lui è stato. Guarda, devi andare. Ci sono dei video poi su YouTube, te lo cerchi. Il modo in cui l'hanno salvato esiste e è palese. Cioè, in tutti i giochi lui è stato salvato. Per esempio, al gioco dell'1-2-3 Stella,
quando la signorina lì, il robot, si girava e li targettava, se tu ci fai Sì. caso, il vecchio è l'unico non targettato. Non targettato, Poi, sì, quello l'ho visto. quando Allora, scoppia la rivolta, che sì, tutti si lui. cominciano a ammazzare, lui Sì. ferma il gioco e il frontman ferma il gioco per quello Ferma che il dice lui. gioco. Nel gioco delle biglie non si vede che gli sparano, ok? Nella fune, effettivamente, vabbè, dai. Se È nella fune che non riesco a vive. capire come l'avrebbero Mi è salvato, venuta però la l'avrebbero domanda, ho detto, salvato. ma porca miseria, cioè lì era davanti a tutti, non c'era modo di non far scoprire una cosa del genere, capito? Mentre gli altri Ragazzi, giochi, come hai detto tu, sì. Io, quanto è sicuro che il poliziotto che si è non è morto? ecco, Quanto è accento. palese? Sono dell'idea che anche per me non è morto. Anche per me non è. Sentite, il finale vi ha impressionato? L'avevate capito che il vecchio faceva parte della combriccola in qualche modo? No, Vi ha no, 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 deluso? Vi ha emozionato? io no, 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 io ecco, fino all'ultimo ero proprio curioso di vedere, cioè, come andava a finire, proprio non avevo mai immaginato il vecchio che faceva parte di qualcuno, leggendo su internet, ha scritto che aveva capito subito perché c'è l'immagine, si vedono le mani di una persona anziana che prende quella sorta di maschera tutta di cristallo, non so se vi Vabbè, può essere, però ricordate, le mani di un però vecchio normale, di cioè, qualsiasi capito? Infatti, vecchio. ecco, tanti hanno risposto: vabbè, ma mo va a vedere proprio le mani dell'anziano, vabbè, lì è chiaro, su internet poi ne escono, dico, però io fino all'ultimo, proprio poi quando ho visto il vecchio alla fine, all'ultima puntata, sono rimasto colpito, sono rimasto colpito, anche perché lì è stata, secondo me, una scena abbastanza toccante, perché lì, secondo me, lui, il vecchio con il protagonista, è come se il vecchio ormai era stanco della vita, non a livello fisico, ma del mondo che lo circondava. Perché la scena che, visto che loro stanno nella camera e aspettano quel barbone, che qualcuno lo salvi, il Sì, vecchio, sì. secondo lui, non ci sarebbe andato nessuno. Fa una Invece scommessa anche in punto di morte, è vero. Il protagonista ha ancora fiducia, diciamo, nel mondo che lo circonda. Infatti, alla fine gli dà ragione. Però il vecchio non fa in tempo a vederlo perché Beh, poco ragazzi, prima muore. io però vedo in quella scena lì la costante voglia di scommessa, cioè come se fosse una parte terza che ti tira a scommettere, perché per lui la vita è noiosa e quindi Sì. deve divertirsi e ti tira a scommettere. E ovviamente tu, essendo un ludopatico, abbocchi sempre alla solita esca, insomma. Sì, vero. Allora, io a me il finale Non mi ha colpito tanto, il finale, no, te l'ho detto lì esatto, così, non mi ha colpito ne molto. neanche a me. E mi ha lasciato anche un po'. Attenzione, mi è piaciuto, l'ho proposto il finale, però mi ha lasciato dei dubbi. Cioè, mi è piaciuto molto il fatto che il vincitore. In quella rissa pazzesca, a parte che il gioco dello Squid Game, che si chiama così la serie, è il più brutto di tutti, cioè praticamente è Il gioco del calamaro, una Royal Rumble, cioè sì, ammazzate, infatti. vabbè, tristissimo, poi fra l'altro per la morte della ragazza mi è dispiaciuto tantissimo. Comunque, mi è piaciuto tantissimo che lui per un anno non abbia toccato i soldi, perché ovviamente aveva la coscienza distrutta da quello che ha provato. Poi quando torna, però troppe cose, la cosa finale del vecchio, lui che torna a casa e la madre è morta,
lui che non vede più la figlia per un anno, che non tocca i soldi che ha vinto, e che cacchio, cioè, Di tutto insieme non è stato molto. troppo, un po' troppo. Poi, fra Poi io l'altro, sì. speravo che almeno facessero, cioè il rapporto tra lui e la figlia veniva un attimino consolidato, invece E invece no, non e è stato invece più no. toccato. Cioè No, anche perché poi. fa vedere alla fine che lui prende lei, perché visto la figlia con la madre partono e vanno in America, quindi fa vedere alla fine che lui con i capelli colorati va a prendere l'aereo per raggiungerli, però dopo un anno, cioè Sì, e non solo, ma non sale neanche. non sale neanche, e infatti lì Cioè, mi è decide di dispiaciuto perché combattere. cioè, invece di andare a cercare di riappacificarsi con la figlia, decide invece di andare a combattere contro. Non lo so, come se non gli interessasse niente. Io posso capire che c'hai un anno che sei ancora sotto shock, perché ca può capitare a livello psicologico, ma addirittura ormai si era ripreso, perché la sua vittoria con la morte del vecchio era palese a livello psicologico. Se ha utilizzato i soldi, si è rimesso a posto, eccetera, eccetera. Stai per salire e invece decidi di rimanere per combattere la. A parte che la seconda serie era proprio sputtanata, che ci hanno fatto i paghi. No, io ancora non l'ho scritta la seconda serie, e oggi. È Oggi uscita. è uscita la notizia che è ufficiale la seconda serie, cioè, ma chi volete prendere per il culo? Ragazzi, dobbiamo andare a chiudere. Io, attenzione, attenzione perché sì, lo mando Sì. subito. Sì, abbiamo di nuovo il collegamento direttamente da Centocelle con il Vai. nostro, Vai Simone, vai. Simone Boccino. Vediamo se ce l'abbiamo. Scusate, piccola interruzione, rieccomi qua. Me l'aspettavo poco che perdesse quella squadra e quindi c'è stata meno suspense. La domanda non è stata vincerà quella squadra o meno, ma la domanda è stata più che altro come vinceranno stavolta. E vabbè, comunque, a parte questo, personaggi. I personaggi sono abbastanza surreali tutti quanti. Sì. Il personaggio che mi è piaciuto di più personalmente è stato proprio il vecchio. Allora, il vecchio non è un personaggio buono, non è un personaggio, secondo me è stato un personaggio abbastanza infame. Però è quello che mi è piaciuto di più, è quello che ci ha avuto più carisma, è quello che ci ha avuto più coglioni, secondo me. Questo è quello che penso io. E ovviamente anche il personaggio che ha vinto, il concorrente che ha vinto, mi è piaciuto parecchio. Perché nonostante il gioco richiedesse una certa, diciamo, fra virgolette, infamità, lui è stato coerente e ha mantenuto, diciamo, quello che ha tentennato, però ha mantenuto bene o male quello che era un po' la sua natura. Mentre invece quell'altro scienziato, quello laureato, eccetera, eccetera, che doveva essere, diciamo, quello più buono, quello più intelligente, quello più altruista, alla fine si è rivelato proprio il più infame di tutti. E dal latte viene fuori la domanda, tu che avresti fatto? Cosa che forse è meglio non rispondere adesso, insomma, in questo caso. Per quanto riguarda la fotografia che si presta bene diciamo, all'HD, all'alta definizione, per il resto attendo con ansia, sinceramente, la seconda stagione. E nel frattempo vi saluto, vi ringrazio ancora, grazie Francesco, e ci vediamo, spero, fisicamente alla prossima live. Un bacione a tutti. E allora grazie Simone Boccino, il nostro Grande inviato Simo. direttamente Grande da Simone, grande. Centocelle. Ragazzi, allora One hundred kill. abbiamo fatto tardi, ma lo sapevo che con Squid Game finivamo così. Io direi di passare direttamente al momento déjà vu. Momento déjà vu. E adesso si aggiungono i nostri. Attenzione.
Gabriel Wolf, sceneggiatore, Eccolo qua, autore. finalmente! Ah, Arrivato proprio in corto finalmente. finale di questa puntata, di Ci cui ho potuto mancavi, ci mancavi. assaporare gli Ci sei ultimi mancato. frammenti, così all'insegna dell'hashtag Maina Gioia. Meno male che sono arrivato, perché ragazzi, proprio, Brava. cioè. Ma poi scusate, io Squid Game mi sono rifiutato di vederlo, lo dico, perché è una serie coreana. E io negli ultimi frammenti del vostro dibattito, così ho sentito, tanto da voi in studio che dal collegamento a 100 celle, le tali e tante, come dire, gocce di sofferenza e di compassione per una storia in cui la speranza sembra l'ultima meta a cui poter giungere. Ma che cavolo vi aspettavate da una serie orientale e coreana? Cioè, scusate. Non esistono film coreani, giapponesi, di cioè, che abbiano lieto fine o con un senso di giustizia. C'è un fatalismo nel sentire orientale della vita, che, anzi, qui almeno da quello che ho sentito c'è uno che alla fine almeno cerca ancora di lottare invece di rassegnarsi a destino così come decido. Cioè, scusate, ma veramente, ci sarà un motivo? Se, oramai, come l'uomo ragno ha il suo senso di ragno, io oramai per le serie televisive ho il senso hashtag Maina Gioia. Vedo qualche frammento e dico: no, sta pizzicando, lascia perdere. Ci sono tanti altri Gabriel, motivi per star male. ci sei mancato, ma ci è mancato anche Ah, non lo lui, metto in dubbio. Angiel! Eccolo! Ciao a tutti! Eccolo. Ciao, ciao Ehi, ragazzi! dov'è la tavola da stiro? Esatto, dov'è il ferro da In stiro? questo momento è in uso, cioè, bisogna pure stirare in casa, quindi Ah, giustamente ecco! quando Vedo un occorre drago che utilizzarla sta come rotando tale. come un dannato fra le mura della tua casa, che fantastico! Esatto, come l'hai Bello, fatta bello. epica. Guarda, così mi hai fatto quasi venire voglia di stirare. Vero? No, guarda, Lo dirò. la versione fantasy dei lavori della sora Shakira, Esatto. guarda. Ragazzi, voi mi intervenite proprio al momento giusto per il momento déjà vu, perché appunto non avevate visionato Squid Game. E allora vi vorrei dare più spazio possibile, visto che Bandrowner e The Biggins fino adesso hanno fatto dei monologhi eccezionali. Io vorrei cominciare subito Ne vedo con il ancora momento le déjà gote vu umide, infatti. e con le domande da parte delle persone che in settimana ci hanno scritto, mi hanno scritto in privato, ci hanno scritto delle domande un po' più particolari. Io le ho scelte fra le 150 milioni che sono arrivate, anche una domanda da parte di Kingster Stars, però non la leggerò perché non l'ho reputata non l'ho reputata adatta a questo format. Neanche quello, Probabilmente avrà poverina. detto: come avete osato sparare su di me che sono un'attrice professionista, tesoro, prima della pubertà è sicuro, dopo sei diventata come tutte le altre. Lei ci Bene. segue sempre, poi fra l'altro, infatti la salutiamo. Ciao, Kirsten Darst. Sì, così sembra più che hai la laringite, comunque, vabbè. Allora, ho selezionato queste domande. Allora, la prima ci viene recapitata da Stefano Montagne Giocose e l'avrei la vorrei indirizzare al nostro Gabriel. Allora, Gabriel, nel 1989 il Batman di Tim Burton aveva registrato incassi record, era primo negli Stati Uniti e secondo nel mondo. Perché però è solo dallo Spider-Man di Raimi che è partito definitivamente il filone dei supereroi, culminato poi nell'enorme successo dell'MCU? Questa è una domanda molto particolare, eh? Ma guarda, per due, tre, quattro, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, Tim Burton, per quanto sia un regista formidabile, eccezionale, che personalmente venero come un dio, non, è anche un regista molto specifico, non può fare tutto. Cioè, si pensava che Batman è un eroe oscuro, allora affidiamo la regia a Tim Burton. Sì, ma Tim Burton in genere dà il suo meglio quando i suoi personaggi, in un modo o nell'altro, sono morti, mentre invece Batman è vivo. Quindi già questo è un grosso handicap,
per lui, cioè, oddio, sembra che stia facendo il profiling di un maniaco sessuale. Comunque, vabbè. Poi bisogna anche considerare che alla fine degli anni Ottanta il genere supereroistico era entrato, anche dal punto di vista fumettistico, in una crisi terribile, tanto in America che qua in Italia, dove c'era all'epoca solo una piccola casa editrice chiamata Star Comics, che coraggiosamente hanno cercato di mantenere vivo l'interesse per il genere. Siccome i film sui supereroi, all'epoca, ancora più che all'inizio degli anni 2000, era un genere di nicchia, è stato un miracolo cinematografico quello che è riuscito a fare. Ma perché? Perché nonostante non fosse, almeno per come l'ho percepito io, un capolavoro, e ripeto, amo Tim Burton, però per esempio la sua versione del vampiro Barnabas, sia pure tanto sontuosa, non mi è piaciuta affatto. Preferivo la vecchia serie in bianco e nero degli anni 60, che ahimè qua in Italia non hanno mai tradotto. Ma tant'è, quello fu letteralmente un miracolo cinematografico che si può dire fece da apripista per il genere supereroistico cinematografico. Il problema è che Tim Burton, pur con i suoi pregi e anche con i suoi difetti, comunque al fine trascurabili, è un tale mostro sacro, è un nome con tutte le lettere maiuscole al pari di un Quentin Tarantino, che prima che un qualsiasi altro regista avesse il coraggio di cimentarsi non solo con il genere supereroistico, ma anche magari con lo stesso personaggio portato al cinema da lui, ci pensavano bene, e ancora prima i registi, le stesse case produttrici, perché non ci scordiamo mai che il cinema è un affare, è un business. Cioè, comunque sia, c'è bisogno di spendere soldi per guadagnare soldi, lo scopo è quello. Come quando si gira una serie televisiva, lo scopo è vendere spazi pubblicitari. Per cui bisogna calcolare i rischi come in una qualsiasi attività economica, e gestire il rischio di impresa in maniera adeguata. Sam Raimi, quando ha debuttato all'inizio degli anni 2000 con il suo Spider-Man, ha raccolto una sfida, forse anche con un pizzico di incoscienza, però quell'incoscienza che si fa coraggio quando diventa creatività, come è stato nel suo caso. Prima di tutto, anche se lui veniva con una fama che doveva prima di tutto a film horror, più che altro, tipo la trilogia della casa, ha comunque una vena ironica. È vero, ce l'ha anche Tim Burton, però il suo è un umorismo dark, molto scuro, molto stile Addams, mentre invece quello di Sam Raimi è più scoppiettante, è più ha un quasi un afflato da manga giapponese, perché punta più sul paradosso, sul grottesco. E infatti, come villain del suo film, ha scelto non a caso Goblin, perché comunque sia di tutti. Se si vuole fare un paragone con il film di Burton che trattava Batman, il suo Goblin è quello più simile a Joker, cioè il folle, la follia che si scontra con il bisogno di pace, ordine, giustizia, bla 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 bla. Sì, meno male che almeno Spider-Man non è ai livelli di Capitan America, questo è un altro discorso. Per cui, perché c'è questo successo? Questo successo è dovuto prima di tutto alla fame, proprio di emozioni. Chi vuole essere intrattenuto da una storia, comunque venga presentata, ha bisogno di emozioni. E tutti quei sociologi che al giorno d'oggi dicono che, ah sì, certo, perché la società moderna spersonalizza la vita quotidiana moderna, è frenetica e priva di emozioni. Oddio, è un discorso per me troppo semplicistico. Anche perché comunque sia si fonda su congetture, perché gli esseri umani hanno sempre voluto, indipendentemente dalle vite che conducevano, essere intrattenuti da storie e emozionarsi con buone storie. Raccontarle sul grande schermo è un lavoro immenso. E quando ci metti un regista di razza, magari potranno incontrare il tuo gusto, ma paradossalmente non è detto che tu resti deluso. Quindi,
come paragone fra Barton e Raimi, sinceramente non saprei cos'altro aggiungere, a meno che tu non voglia farmi focalizzare su qualche punto nello specifico. Bene, benissimo. Ah, posso aggiungere una cosa? Scusate. Non si sente il microfono di Lim, mi sa. Di Lim penso di sì, io l'ho sentito, non so voi. No, non si Io sente, adesso io non lo attenzione! sento. Conduco io, Eccoci dai, là. conduco io! Facciamo così. Ah no, si sente. Allora, si sente, niente, come Si sente, si ho detto. No, sente. Vai, è Gear. scusate, dicevo, sì, per rispondere un po' così, per aggiungere qualcosa, oltre che al confronto tra i due film, anche a, diciamo, a quella che è stata poi l'evoluzione della filmografia supereroistica negli anni. Diciamo, tra il 1989, data d'uscita di Batman, che come insomma, che ha già spiegato bene Gabriel, e poi tutto quello che avverrà dal 2000 in poi, diciamo dal 2002 in poi, cambia anche molto l'industria, no? Nel senso che comunque, se da una parte i decenni precedenti ci hanno in qualche modo trascinato, diciamo, hanno creato lentamente un certo tipo di pubblico che potesse essere interessato al genere, perché secondo me negli anni 80 in particolare, ma anche in buona parte negli anni 90, i film sui supereroi erano ancora visti come un prodotto di nicchia o come comunque un prodotto magari per giovani, per bambini. Io ricordo da bambino negli anni 80, non so, ricordo i goffi tentativi di portare su schermo diciamo personaggi Marvel. Ricordo Howard il papero dell'86, che era abbastanza imbarazzante, insomma. E Porca miseria. esatto, vogliamo parlarne, insomma. Poi all'epoca, negli anni 80, andava bene tutto, no? Si rideva un po', insomma, la vena comica del personaggio e del film poi usciva fuori, insomma, in qualche modo. Però ecco, secondo me cresce progressivamente il pubblico che, parliamoci chiaro, quello della nostra generazione, ovvero quello che se a 10 anni aveva il fumetto sotto gli occhi e guardava diciamo, i cartoni animati, abbiamo continuato seriamente a farlo anche a 20 e a 30, le generazioni precedenti probabilmente invece no. Ad esempio, io ricordo dei racconti di mio padre, mi diceva, ok, da ragazzo leggevo determinati fumetti, poi basta, no? Poi Poi sono finito là. diventato grande. Esatto. E Sì. quindi aumenta la platea che coinvolge quindi i giovani portati magari al cinema proprio da noi, no? Dalle nostre generazioni. Giusto, E giusto, sì. poi comunque dal 2004 nasce la Marvel Studios. Probabilmente questa è una conseguenza di quello che ho appena detto, no? Però fino a quel momento, prendo Marvel a titolo d'esempio perché è quella che offre la maggior produzione cinematografica ad oggi, no? Marvel fino a quel momento aveva, diciamo, buttato qua e là, disseminato in qualche modo i diritti sui propri personaggi e sui propri copyright Era a andata destra anche in e a sinistra. bancarotta. Era andata anche in Sì, bancarotta. perché poi incassava meno di quello che avrebbe potuto. E tra l'altro, in questo modo tu da una parte perdi il controllo della qualità del prodotto, no? Non sai più quello che uscirà fuori perché tu lo puoi controllare soltanto fino a un certo punto. Invece adesso, diciamo, dal 2000, non proprio dal 2005, ma diciamo dal 2009 in particolare, ma andando avanti poi se li fanno da soli, decidono loro nel bene o nel male, no? Qual è l'esito Sì, poi e qual è la qualità dei film. La Disney Esatto. comprò tutti i diritti. Esatto. Adesso a maggior ragione, no? Dal 2019, acquisendo anche la 20th Century Fox, ha proprio chiuso il cerchio e quindi sostanzialmente la produzione aumenta sia di volume che, passatemi il termine, dico di qualità, non nel senso che tutto quello che uscirà adesso in poi o che è uscito ultimamente è per forza buono, anzi avete commentato anche, diciamo, recensito anche dei film che non vi sono piaciuti, però comunque c'è una grossa produzione, una grossa copertura anche dal punto di vista dei personaggi più disparati e una qualità nel senso una mira verso quello che vuole essere il focus che vuoi dare al tuo mondo, all'MCU, poi in maniera estesa ai personaggi. Allora, senti, visto che ti sento lanciato, la seconda domanda è proprio per te, così chiudiamo il cerchio. Expandable5.com ci chiede, questa sarà una rivista, allora, lo Spider-Man di Raimi ha la capacità di produrre autonomamente le ragnatele, senza bisogno di marchingegni.
Pensate che questo tipo di licenze, tra virgolette, da parte dei registi possa rappresentare un valore aggiunto, oppure che bisognerebbe rispettare sempre e comunque l'originale natura del personaggio? Allora, rispondo sì o no e vado a casa, me ne vado, no? Scusa, questa è una rivista, qui mi tocca rispondere, ma insomma, voglio dire... Poi la andiamo a cercare e li meniamo, va bene? Grazie, perfetto. allora, sperando che la mia dichiarazione qui sia pubblicata sulla rivista, sì, quella probabilmente ne avevamo speso anche qualche parola proprio nell'episodio precedente, nel nostro incontro precedente, no? Mi sembra che Wolf avesse enfatizzato questo aspetto dello Spider-Man di Raimi. Allora, dal punto di vista meramente visivo, cinematografico, la trovata funziona, no? Nel senso che comunque, almeno io personalmente quando l'ho vista, pur rimanendo un attimino... diciamo basito anche soltanto dall'idea di impostarla in quel modo, ho detto vabbè, comunque il movimento richiama sostanzialmente quello del congegno ideato per lo spararagnatele, appunto, da braccio, da polso, insomma, e quindi diciamo visivamente può andare anche bene. Certo, è chiaro che, come dicevamo, insomma, come si è detto più volte, i ragni non si cernono le ragnatele propriamente dai polsi, insomma, ecco. Il nostro Gabriel Allora, scusatemi, a questo proposito vorrei dire a questa rivista che ha impostato la domanda male, perché il fatto che l'uomo ragno di Sam Raimi produca in maniera autonoma le ragnatele indipendentemente da dove, ma comunque dai polsi, non è una licenza originale che si è preso lo sceneggiatore di concerto con il regista, perché proprio quando nasce il concetto di simbionte, e cioè sul pianeta delle guerre segrete, l'uomo ragno indossa quello che all'inizio crede essere un costume nuovo, che gli si presenta fuori da uno strano macchinario come una pallina nera che gli si spalma addosso e diviene la famosa tuta nera con il ragno bianco da cui può sparare ragnatele infinite dai polsi. Il costume poi si rivelerà essere Venom nella sua evoluzione successiva. Quindi dire che si è preso una licenza è al meglio improprio, perché non è così. Anzi, è una citazione, un richiamo alle origini di quello che poi è stato sviluppato graficamente dall'immenso Todd McFarlane nei fumetti. Quindi, che il pubblico lo sappia o meno, che sia un cultore dei fumetti o meno, non ha importanza, perché il pubblico si deve godere lo spettacolo. Ma dire che questa facoltà sia una licenza che si è preso, no. È assolutamente improprio. Per completare, diciamo, sicuramente è una scelta, esatto. No? Sì, scusami. No, diciamo sicuramente è una scelta, nel senso che poteva essere scelta anche modalità diversa di generazione delle ragnatele, però lì si è voluta dare questa immagine della trasformazione di Peter attraverso il morso del ragno, diciamo qualcosa di più. Diciamolo chiaramente, i marchingegni meccanici fanno troppo anni 70. Infatti. Anche questo è vero. Però ecco, poi tornando, forse la domanda voleva essere anche un po' più genericamente sul fatto delle della licenza registica, o comunque della sceneggiatura, rispetto alla fedeltà al fumetto. Secondo me, da questo punto di vista, diciamo, possiamo parlarne ora e non ne usciamo, no? Nel senso che poi bisogna trovare, io sono per la fedeltà, se possibile, al fumetto, però appunto, come diceva adesso Gabriel, cambiano i tempi, cambiano le mode, cambiano le tendenze, in base a quando esce il film, alcune piccole scelte, alcune piccole licenze, io sinceramente le lascerei, purché non snaturino sia l'ambientazione che si sta creando nel film, sia il personaggio. Ragazzi, io penso d'accordo. Che abbiamo trovato un po' più o meno tutta la quadra, sono un'ora e mezza che andiamo avanti, io direi di fermarci qui. La prossima settimana, vi avverto,
quindi facciamo tutti i compiti a casa, ci sarà lo speciale su Spider-Man 2 col Dottor Octopus, sempre di Sam Raimi del 2005, se non mi ricordo ben male. Sì. E poi io credo a questo punto che siamo pronti per parlare degli Eternals, perché io e Alessandro, anzi Anghiel, andremo domenica a vedere il film, quindi saremo pronti, poi vediamo un pochettino se voi, magari facciamo un'apertura io e Anghiel per chi non ha visto il film, e poi ci raggiungete per parlare di Spider-Man 2 del Dottor Octopus. C'è Bikins, okay? Che sta piangendo, perché? Cioè, c'è Bikins che sta piangendo. Emozionato. Cioè, conduttore, chiedi a Bikins perché sta piangendo. Bikins, perché stai piangendo, santa miseria? Perché per me il cinema è un lontano ricordo. No. Guarda, anche per me ci sto tornando, dopo più di 2 anni, non so quanto, ormai sinceramente ho perso il conto. Per me è il pane quotidiano, va bene? Ragazzi, io vi mando un saluto, ci vediamo sul gruppo, sulla pagina, da tutte le parti, ci sentiamo e ci riaggiorniamo, va bene? Benissimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, alla prossima. Buonanotte. E grazie a tutti. Buonanotte. Ciao.